Canto d'ingresso, pagina 11, acclamate al Signore. Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi l'ordine francescano fa memoria di San Ludovico, re di Francia. Sin da piccolo si distinse e fu educato dalla madre nella fede. Insegnò il figlio l'amore per la virtù e l'orrore per il peccato. Incoronato re proprio nell'anno della morte di San Francesco, 1226, si distinse per lo spirito di penitenza, di preghiera e per l'amore verso i poveri e i malati. Animati di questa, della sua immagine, del suo esempio, dell'esempio di un cristiano chiamato a vigilare, fermo nella fede, prepariamoci all'incontro con Cristo, riconoscendo i nostri peccati, le nostre debolezze, per poter celebrare degni questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato. Mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, Kyrie.
O Dio, che hai colmato dei tuoi doni il re San Ludovico e lo hai innalzato dalla regalità terrena alla corona eterna, fa anche noi, cooperando all'edificazione della città terrena, teniamo viva la speranza della città eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio e il fratello, sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Gesù Cristo, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi, così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibile nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza. Anche io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Io dunque il figlio, il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito, beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta l'immagine ideale del servo fedele. Prudente e responsabile, rimane vigile e quindi costantemente pronto al ritorno del suo padrone. Sicuramente sono state anche parole come queste dalla Sacra Scrittura che avevano ispirato il nostro santo di oggi, il santo re Ludovico di Francia. Lui si vedeva completamente nel compito affidatogli come sovrano, ma al momento di essere sovrano, prima di tutto essere servo, servitore. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda umiltà personale. Modestia e umiltà lo contraddistinguono. Certo, naturalmente la sua vita presentava anche lati oscuri come le crociate, come l'antisemitismo, però lui si vedeva sempre come un re che stava cercando la giustizia e il collegamento con Dio. Espressione della sua pietà personale fu soprattutto la venerazione delle reliquie, che coltivò con grande zelo. Acquistò la corona di spine di Cristo dall'imperatore di Costantinopoli e fece costruire a Parigi la grande, bellissima Sainte-Chapelle, la cappella del Palazzo Reale, appositamente per custodire la corona di spine e altre reliquie preziose. Ancora oggi questa chiesa, con le vetrate di color azzurro, affascina i visitatori della città di Parigi. Commovente leggere il racconto quando il re accoglieva le reliquie, vestito da penitente, a piedi nudi, guidava la processione con questa reliquia della corona delle spine. Questo santo re era strettamente legato al nostro ordine religioso, alla famiglia francescana, e noi qui nella nostra basilica e anche nella biblioteca troviamo tanti testimoni, tante tracce della sua memoria. Per esempio i libri liturgici
provenienti dallo scriptorium della corte reale, sono di qualità unica. Ha dato alla Basilica un messale, un lezionario, un evangeliario di grande qualità per celebrare degnamente la liturgia e per proclamare la parola di Dio. Generalmente anche l'influsso dello stile gotico, dell'architettura soprattutto della Basilica Superiore, veniva da questo collegamento con la corte reale di Francia, lo stile gotico anche espressione della pietà, della devozione di questo tempo. L'uomo nella chiesa gotica deve alzarsi e guardare verso l'alto per collegarsi a Dio, per trovare Dio. Nel museo della nostra basilica custodiamo un ricordo molto speciale, molto particolare al nostro santo re Ludovico. Lui ha donato un piccolo ostensorio, una piccola custodia con una sola spina della corona di spine di Cristo. Lui voleva questo segno qui alla chiesa, alla tomba di San Francesco, come segno di devozione. E la particolarità di questa storia è che questo piccolo reliquiario fu portato ad Assisi da San Bonaventura, da Bagnoregio, ministro generale dell'ordine settimo successore di San Francesco. Bonaventura, anche dopo la sua elezione di ministro generale, è rimasto in Francia e ben 19 volte ha fatto il lungo viaggio a piedi in Italia, e così in questa occasione ha portato questo reliquiario qui per volere del re di Francia. Qui vediamo un legame molto chiaro e bellissimo. Il santo re Luigi, profondamente devoto, e il grande teologo Bonaventura sono uniti nello zelo per Cristo, per la sua morte, per la sua risurrezione, e la corona di spine è un segno eloquente per questo mistero della nostra salvezza, la passione di Gesù che ci ha salvato, ci ha redento. E San Francesco, nelle sue stimate, è diventato un'immagine del Cristo crocifisso. Il re Ludovico lo sapeva bene e per questo voleva far portare questa reliquia qui. Ascoltando, raccontando storie come questo, cosa diciamo oggi? Come lo vediamo oggi? Sono tutte storie pie di tempi passati, di un altro mondo non paragonabile ai nostri tempi? Penso di no. Sono testimonianze commoventi di persone fedeli che vogliono anche oggi provocare e incoraggiarci a testimoniare Cristo oggi, nel nostro tempo, a seguirlo, Cristo, Lui che ci ha redento e liberato attraverso la sua passione e la sua risurrezione. Amen. Accogliendo l'invito della parola di Dio a vigilare e pregare per essere pronti all'arrivo dello Sposo ed entrare con Lui nel convito eterno, preghiamo con fiducia il Padre dicendo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa, perché imiti il suo Signore pregando il Vangelo nella notte, per poter trovare luce nei momenti bui della vita e non cedere alla
rilassatezza e alla superficialità. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti siamo chiamati a illuminare, guidare e sostenere il cammino dei popoli, perché sappiano essere fedeli ministri della giustizia e dispensatori di pane e di pace. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti coloro che vivono e soffrono alle soglie del mistero della morte, perché siamo fortificati della fede nella resurrezione e consolazione dell'amorevole cura del fratello. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti coloro che per il lavoro o per la malattia sono costretti a vegliare nella notte, perché vi sappiano scoprire una grazia particolare di preghiera e di amore, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. La tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, perché il dono della pace che scaturisce del crocifisso risorto giunga al cuore di ogni uomo, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi qui presenti, perché l'ascolto della parola e la celebrazione dei sacramenti ci renda salde e irreprensibili davanti a Dio in attesa della venuta del Signore Gesù Cristo, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. In un attimo di silenzio presentiamo davanti al Signore anche tutte quelle intenzioni che ognuno di noi porta nell'intimo del suo cuore e con i quali si è presentato davanti all'altare del Signore. Per tutte le nostre intenzioni preghiamo: venga il tuo regno, Signore. O Dio onnipotente, che nel tuo Figlio hai preparato un regno di beatitudine per tutti gli uomini, santifica questo nostro tempo con la tua benedizione, perché ci prepariamo gioiosamente all'incontro con te, per Cristo nostro Signore. Amen. Canto per la presentazione dei doni, O Dio dell'universo, pagina 118. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora. Accogli, o Signore, le offerte che portiamo al tuo altare nel devoto ricordo di San Ludovico,
e concedi al tuo popolo i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e nel loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Ludovico ci offri un esempio nella comunione con lui, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.